crollo immediato. Nell'arco di pochissimi minuti salgono sul velivolo, mettono in moto e decollano. Siamo andati a intercettare questo velivolo che non ubbidiva ai nostri ordini e quindi si muoveva senza che noi ne fossimo a conoscenza, quantomeno non con, sotto la nostra volontà. Quindi dovevamo fare attenzione appunto che non ci fossero collisioni in volo o cose di questo genere. Quando siamo chiamati a intercettare un velivolo abbiamo una serie di procedure ben precise e definite con cui raggiungiamo il velivolo. Siamo in grado di comunicare con lui inizialmente via radio, se questo non dovesse funzionare anche tramite segnali prestabiliti a livello di manovre, di volo e di segnali visivi con il pilota. Queste sono procedure internazionali stabilite e conosciute da tutti i piloti di linea in tutto il mondo, che sanno che in un caso del genere certi segnali da parte del velivolo intercettore hanno un significato a cui loro devono reagire. Qualora non vi fosse la collaborazione immediata di questo velivolo, c'è una serie di procedure aggiuntive che vengono implementate, che il pilota poi mette in atto per cercare di convincere il velivolo stesso a collaborare. Ovviamente essere intercettati comunque da un caccia della difesa aerea armato di solito è già un deterrente che funziona.